Ciao a tutti, in questo video per parlare dell'amore con distacco dal risultato come unica forma d'amore. L'unico modo, se riusciamo a mantenere il distacco dal risultato, è l'unico modo quello di farci amare e di poter amare gli altri, perché tutti gli altri amori in realtà sono soltanto delle illusioni d'amore. E noi, se vogliamo vivere bene e riuscire ad essere felici in amore, dobbiamo necessariamente imparare il distacco dal risultato. Il distacco dal risultato è quello che ci preserva dalla sofferenza in amore, è quello che ci preserva dalle illusioni in amore. Purtroppo, invece, molte persone tendono a vivere l'amore come una forma di attaccamento, non rendendosi conto che tutto questo le porterà a non poter ricevere amore, perché nel momento in cui abbiamo un attaccamento diventiamo dipendenti. E quindi nasce una sorta di amore dipendente. L'amore dipendente ci porterà soltanto l'impossibilità, saluto tutti quelli che sono collegati, ci porterà soltanto l'impossibilità di essere felici, ci porterà soltanto l'impossibilità di poter anche conquistare l'altra persona, perché nel momento in cui noi diventiamo dipendenti da parte di un'altra persona, cioè deleghiamo a quest'altra persona la nostra felicità e la nostra infelicità, non potremmo mai riuscire a conquistarla. È proprio una legge matematica, che in amore chi si dimostra affamato muore di fame. Questo è quanto. E quindi, tanto più siamo connessi con una persona da un rapporto di dipendenza, tanto più non riusciremo a conquistarlo, non riusciremo a sedurlo, non riusciremo a coinvolgerlo. Perché l'attaccamento, anzi, porterà al fatto che noi tenderemo a coinvolgerci con questa persona senza la possibilità che quest'altro si coinvolga con noi. Perché nel momento in cui una persona capisce che dall'altra parte c'è dipendenza, nel momento in cui una persona capisce che la controparte è comunque bisognosa e ha necessità praticamente di noi, non potremmo innamorarcene. È proprio impossibile fondamentalmente. E quindi se noi vogliamo, e quindi entriamo in un meccanismo perverso di illusione d'amore. Che cos'è l'illusione d'amore? Ciao Valerio, grazie a te. Che cos'è l'illusione d'amore? L'illusione d'amore è confondere l'amore con qualcos'altro, confondere l'amore con situazioni, saluto anche Francesco, è confondere con situazioni che con l'amore non c'entrano assolutamente nulla. E queste situazioni sono le dipendenze, i bisogni affettivi, la paura di essere abbandonati, la paura di essere rifiutati. Quante persone per paura di essere abbandonati restano vincolati in una situazione che non li porta da nessuna parte, fondamentalmente, se non altro, se non in un binario di sofferenza, in un binario di attaccamento e in un binario di tormento, perché poi tutti questi amori tormentati in realtà, come dire, danno piacere soltanto alla nostra parte che si becca queste tensioni, ma l'altra parte invece si prende solo la sofferenza. Per cui noi, come esseri globali, come esseri integrali, ne subiamo le conseguenze. Per cui ci sono persone che per amore possono arrivare, per amore, per illusione d'amore possono arrivare veramente a stare male, a non saper più dove sbattere la testa. E quando uno non sa più dove sbattere la testa, a un certo punto a sbattere in farmacia, e andando a sbattere in farmacia ti prescrivono qualche cosa che anestetizza il tutto, ma questa anestetizzare, diciamo, un sentimento, anestetizzare un'esigenza comporta soltanto un suo rafforzamento. Per cui l'unico modo per poter amare e poter essere amati è quello di imparare il distacco dal risultato. D'altra parte, il distacco dal risultato cosa significa di fatto? Beh, significa essenzialmente che io non sono bisognoso, diciamo, di raggiungere quel particolare obiettivo, e dà anche una consapevolezza, la consapevolezza che tutto cambia, che tutto si trasforma, che tutto è impermanente. Il fatto che tutto cambi, che tutto si trasformi, che tutto è impermanente, in realtà, come dire, è anche, come dire, foriero di speranza, perché anche una situazione che può essere la situazione peggiore, diciamo, in cui una persona crede di avere pochissime possibilità, deve rendersi conto che tutto veramente cambia costantemente nel tempo. Per cui ho visto tantissime situazioni che si sono completamente ribaltate, persone che erano innamorate e che si sono decoinvolte. Altre persone che invece non erano coinvolte, che si sono completamente coinvolte, proprio perché
Tutto è in perenne e continua trasformazione e soltanto chi impara l'arte del distacco dal risultato può navigare, diciamo, come una sorta di transurfing tra una configurazione e l'altra. Perché se noi restiamo vincolati, diciamo, alle nostre immagini mentali, perché il problema dell'essere umano è quello, che le cose cambiano, ma stranamente le cose che... Ciao, ciao Valerio, ma stranamente le cose che... Una persona pensa, tendono a essere molto più statiche, cioè c'è una sorta di inerzia tra gli accadimenti degli eventi che sono molto più rapidi e le nostre immagini mentali, le nostre credenze che invece sono lente, sono una tartaruga, sono una lumaca. E allora cosa succede? Che non ci rendiamo neanche conto che l'altra persona è cambiata, perché nella nostra testa è rimasta la stessa, ma soltanto nella nostra testa e quindi noi non agiremo in base a una realtà oggettiva, agiremo in base a una realtà che abbiamo nella nostra testa e quello è quello che succede sempre. Però un conto è esserne consapevoli e quindi gestire questa situazione, un conto è non esserne consapevoli e quindi essere gestiti da questa situazione. Per cui è ovvio che se io non mi rendo conto dei cambiamenti avvenuti, non potrò neanch'io mettere in atto le giuste modifiche al mio comportamento per poter mantenere sempre alto il coinvolgimento con quella persona, ad esempio all'interno di un rapporto di coppia. Per cui inevitabilmente prima o poi ci sarà un distacco. E non sono io, Monica, sarà la tua linea se si blocca. Cioè, se non c'è un distacco dal risultato, noi saremo vincolati a un'immagine mentale obsoleta. Ma questo accade spessissimo nella nostra vita. Pensate che noi siamo vincolati di immagini mentali che abbiamo di quando eravamo bambini. Abbiamo delle paure che oggi non hanno più nessun senso di esistere, ma che sono ancora presenti nella nostra testa da quando eravamo bambini. È un po' la storia dell'elefante che ho già raccontato in altri video. Gli indiani dell'India, diciamo, per riuscire a far sì che un grande elefante restasse bloccato, attaccato a un piccolo paletto, lo legavano a quel paletto quando era bambino. E quindi lui si creava l'elefante, l'immagine mentale che non riusciva a liberarsi da questo paletto, perché da quando era piccolo ci provava, quando era cucciolo, diciamo, sotto il bambino legato all'elefante. Questo è un lapsus. Vabbè, e comunque. E poi crescendo non ci prova neanche più, perché è vincolato a questa immagine mentale. E noi siamo vincolati all'immagine mentale delle altre persone, per cui crediamo che le altre persone siano fondamentalmente statiche. Incontriamo una persona oggi, la rincontriamo dopo 6 mesi, pensiamo di ritrovare la stessa persona, non ci rendiamo conto che è una persona completamente diversa, rispetto a quella di 6 mesi fa non c'è più niente a che vedere e dobbiamo essere abili quindi a credere fortemente, una credenza interessante è quella di pensare che tutto sia impermanente, ma che poi è la realtà. E allora in questo modo avremo sempre la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo in una persona. Ed è per questo che un rapporto di coppia può anche funzionare, perché se ogni giorno ho la curiosità di scoprire che cosa è cambiato nell'altra persona, come si è modificata, perché mi piace oggi, oppure perché oggi non mi piace più e invece ieri mi piaceva, perché dei cambiamenti ci sono sicuramente. L'abilità dei comunicatori, l'abilità dei seduttori è quella di rendersi conto di questi cambiamenti che avvengono all'interno della persona. Altrimenti restiamo vincolati a delle immagini mentali degli altri che non esistono. Cioè che sono frutto di un delirio, fondamentalmente. E però ancora più grave, come dicevo prima, è